Bella a tutti ragazzi, qua è Ronny, ma siamo qui oggi con un nuovo video ragazzi. Questo qui è un video un pochettino di aggiornamento della serie. Allora, questa serie è nata per arrivare in divisione 1. Andando un po' avanti con i video ho deciso di cambiare delle regole, tipo di giocare anche un po' off camera, giocare soltanto le partite più importanti. È comunque difficile questa cosa. Questo qui, in questo video faremo delle nuove regole che ho già in mente. Non sarà più un road to division 1, ma sarà un road to top team. In questa serie cercheremo di migliorare sempre di più il nostro team fino a farlo arrivare una bestia. Allora, il team finale non vi dico quale sarà, però beh, immaginate, sarà una Barclays. Questa qui è la Barclays che sono riuscito a fare facendo qualche partita. I titolari dovrebbero essere questi in teoria. Sì, i titolari dovrebbero essere questi per adesso, ve li faccio vedere. Mignolet, Coleman che è davvero fortissimo, ha pagato 3.100. Mignolet l'ho pagato 2.900. Vergine l'ho trovato, Vergini o Vergine, non so, l'ho trovato nel pacchetto ed è davvero molto forte ragazzi. Poi Distin, una bestia, l'ho pagato soltanto 800 crediti, è una furia. Poi Gibbs. L'ho pagato 1.300, è forte, ma è più forte Shaw, il terzino sinistro del Manchester United. Quello lì ce l'ho, però tipo l'ho trovato gratis, quindi non lo potrei neanche rivendere. Come CDC Mikel, ragazzi, è il capo dei piselloni, tipo. Poi esterno destro, Oxlade Chamberlain, pagato 1.500 ed è una furia, è davvero bravo a skillare, ragazzi, davvero bravo, 4 stelle di abilità. Di mossa abilità, ma davvero bravo. Esterno sinistro Chadli, non avevo crediti per comprare un esterno sinistro più costoso, per adesso ho lui, non mi lamento, comunque è abbastanza bravo. E come sostituto Januzaj. Poi CoC o Barkley e Lallana. Barkley è fuori dal mondo, è tipo un top player del 93 ragazzi, quindi è fortissimo, ho pagato 850, ve lo consiglio. Le due punte sono Benteke e Lukaku, ragazzi. Benteke e Lukaku che sono delle bestie. Tu dai palle in attacco e loro ti segnano in tutti i modi. Lukaku l'ho pagato 10.750 e Benteke 6.100. Allora, ragazzi, per l'attaccante, per l'attacco vi dico che comprerò Remy e Sturridge. Sturridge naturalmente proprio alla fine della serie, quando arriverò a 40.000 crediti, quanto costa lui adesso. E tipo alla fine saranno i miei quattro attaccanti, Benteke, Sturridge, Lukaku e Remy. E poi man mano che faccio i crediti, non solo compro giocatori per questa squadra, ma sto facendo anche una seconda squadra, l'ho chiamata Skills. Questa qui è una squadra un po' strana, non è molto forte, però è skillatoria. Nel senso che abbiamo in attacco El Arabi con 4 stelle, piede debole e 4 mosse abilità. Poi Tarabt con 5 mosse abilità e 4 piede debole, Bussufà 5 mosse abilità e 3 piede debole, e Labiadi, che è Labiadi, sì, 5 stelle piede debole e 4 stelle mosse abilità. E come CDC ho comprato Tarasov, che era il più decente della Liga Russa, ragazzi. E piano piano la completerò e poi ve la farò vedere alla fine. E ragazzi, le nuove regole saranno che io naturalmente gioco anche senza registrare, facendo crediti stagione online e offline. Non sarà più un road to division 1. Farò ogni tanto un video dove riprendo 2-3 partite, magari anche 3, sì. Farò un video ogni 2-3 giorni, così da darvi anche a voi il tempo magari di consigliarmi nei commenti giocatori da comprare sempre più forti. E quando avrò finito questa squadra, ragazzi, mi consiglierete voi un altro campionato, senza cancellare la squadra finale della Barclays. Farò un altro campionato, quindi rinizierò da zero, facendo un altro campionato, tipo la Serie A o la Liga Francese, non lo so. Comunque ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. E adesso, come vedete, non abbiamo più crediti perché ho comprato l'ultimo che ho comprato, se non sbaglio, è Oxlade Chamberlain, è davvero forte. Per questo video è tutto. Comunque ragazzi, vi scuso se è durato poco, vi saluto, mettete un bel like, vi ricordo di passare al primo canale che trovate nella descrizione. Se volete acquistare dei crediti di FIFA c'è il link nella descrizione, costano davvero poco, quindi passate se volete. Per questo video è tutto, io vi saluto e ci sente al prossimo video. Bella ragazzi!